campi di internamento sono i soli territori possibili per chi eccede ogni possibile territorio. È la frase che abbiamo scelto per raccontare un progetto che abbiamo fatto con Altra Economia rivolto ai Balcani e Placemaps, che fotografa dall'alto in 15 paesi europei i campi di confinamento delle persone che arrivano sul nostro territorio. Sono campi a volte istituzionali, a volte informali, a volte sono campi aperti, a volte invece sono campi chiusi, ma ci sono alcune caratteristiche che sono comuni tra questi campi. Nel 2020, quando anche noi sperimentavamo sulla nostra pelle l'isolamento forzato, alcuni lo pativano di più, penso a chi era rinchiuso nelle navi quarantene, a chi era nei centri di permanenza per il rimpatrio. Penso al caso serbo in cui i centri di accoglienza per i richiedenti asilo improvvisamente si trasformano in centri di detenzione. Più di 8.000 persone vedono negata la loro libertà in un trattamento assolutamente discriminatorio rispetto agli altri cittadini. Il caso serbo oggi è davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma ci ricorda che la natura di questi centri, campi, è ibrida e può trasformarsi molto velocemente. L'accoglienza può diventare detenzione, a volte è la stessa parola accoglienza che non può essere corretta, perché vi sono dei campi in cui l'isolamento è di fatto, anche se non è giuridicamente tale. Penso ai campi in Bosnia costruiti in mezzo ai monti, le foto dall'alto fanno vedere l'isolamento di questi centri in cui le persone vengono accolte. Penso alla Grecia, è impressionante vedere il prima e il dopo, abbiamo fotografato il 2014 e poi il 2024, guardate come cambiano interi territori, e non solo sull'isola dell'Egeo ma anche sulla terraferma. Penso a Calais, dove per limitare la possibilità alle persone di accamparsi in questi luoghi informali prima di attraversare la Manica sono stati calati dei massi. Vedere questi massi dall'alto, che sono i massi, sono pietre insomma sui sogni delle persone che vogliono attraversare. Penso poi all'Italia, Borgo Mezzanone, anche lì vedere dall'alto attorno al centro istituzionale il proliferare di campi informali ci racconta che quasi questi campi negano alle persone la possibilità di esistere. Ed è per questo, guardate queste foto dall'alto, a noi hanno ricordato pagine della storia europea che speravamo di aver superato una volta per tutte. Noi abbiamo scelto la parola.